Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo in questo video per parlare della 17ª giornata di Serie A. Prima di partire con il video, vi chiedo di lasciare un commento, un like appunto se vi piace il video, e magari scrivendomi nei commenti che video vi piacerebbe che io portassi sul canale e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Tornando a noi, allora, parlando per quanto riguarda la giornata di Serie A, ieri si è disputata Genoa-Sampdoria, il derby della Lanterna, che ha visto come vincitrice la Samp, con il risultato di 3-1. Samp che si trova adesso al 14º posto, con il Genoa che invece si trova veramente, veramente messa male al 18º posto e rischia in questo momento la retrocessione. In questo momento appunto sarebbe retrocessa. Arriviamo alle partite di oggi. Io resto registrando questo video alle 3, quindi è appena cominciata Fiorentina-Salernitana. Fiorentina che si trova in questo momento al quinto posto, quindi in Europa League, un risultato veramente incredibile per la Fiorentina e che secondo me si meriterebbe di entrare in Europa League quest'anno, quantomeno. Fiorentina, Salernitana, appunto siamo al sesto minuto, Fiorentina che secondo me riuscirà a portarla a casa. Poi alle 6 abbiamo Venezia-Juve, Juve che nelle ultime partite diciamo è riuscita un po' a ingranare, vedremo se appunto avrà la costanza che gli è mancata fino ad adesso. Con un Venezia che comunque sta facendo il suo obiettivo appunto è quello di non retrocedere, infatti si trova per ora al 16º posto, al 5 punti dalla zona retrocessione. Secondo me la Juve è favorita, però secondo me potrebbe anche uscire un pareggio, secondo me. Per quanto riguarda invece la partita del 9 meno un quarto abbiamo Udinese-Milan. Secondo me il Milan che in questo momento è superiore all'Udinese, secondo me vincerà, ma secondo me un bel pareggino per l'Inter, così sarebbe perfetto, anche se secondo me il Milan non riuscirà a portare i 3 punti a casa stasera. Andiamo alle partite invece di domani. Domani ci sono un bel po' di partite. Allora, partiamo dalle 12:30, dove abbiamo Torino-Bologna. Torino-Bologna, col Bologna che si trova a 9 in posizione, il Torino 13esimo. Secondo me il risultato finale sarà un pareggio. Mi sono dimenticato di dirvi i marcatori che secondo me segneranno. Per quanto riguarda Fiorentina-Salernitana, secondo me il solito Vlahovic, un golletto, lo butterà sempre dentro. Non so se sta giocando perché non so le formazioni, ma se è titolare, secondo me un golletto Vlahovic lo fa sicuramente. Per quanto riguarda la Juventus, ma non so se giocherà Dybala, non so se giocheranno i soliti Chiesa e cose del genere, ma secondo me la Juve almeno 2 gol al Venezia ce li fa. E secondo me così la butto, visto che ce l'ho così al fantacalcio, buttiamo un De Ligt, gol di testa di De Ligt, così, a caso. Per parlare invece del Milan, il Milan dove per esempio per il Milan marcatore che sì, così. Per quanto riguarda le partite invece di domani, di domenica, Torino-Bologna, secondo me nel Torino potrebbe, io magari sono un po' influenzato dai giocatori che ho al fantacalcio, ma un bel gol di Ansaldi che non mi segna dal 1984 sarebbe buono, mentre per il Bologna dico Arnautovic, Orsolini. Poi andiamo invece alla partita delle 3 di domani, quindi di domenica, Verona-Atalanta. Verona che comunque sta facendo abbastanza bene, si trova al 10º posto, con l'Atalanta invece che è quarta, e secondo me ci resterà ancora a lungo, visto il gioco che sta facendo. Mi è dispiaciuto per l'Atalanta che è uscita dalla Champions. Tifavo molto per l'Atalanta, ma per tutte le italiane, a parte la Juve. E mi dispiace molto che sia uscita, ma secondo me l'Atalanta in Europa League potrebbe, cioè, ha tutte le carte in tavola per vincere, addirittura l'Europa League. Secondo me, per quanto riguarda il Verona, potrebbe segnare il solito Lasagna o il solito Simeone, mentre per quanto riguarda l'Atalanta io prevedo o un gol di Zapata se gioca titolare, ma penso che giocherà titolare, e un gol da parte di De Roon, così me la sento calda. Poi alle 6 sempre di domenica abbiamo Napoli-Empoli. Empoli che secondo me sta facendo un campionato ottimo, dove si pensava, c'è cioè comunque gli obiettivi dell'Empoli, si sa, essendo salita quest'anno, l'obiettivo è non retrocedere, si trova addirittura all'undicesimo posto. Undicesimo posto, un campionato assurdo, con un Napoli che ha fatto molto bene, si trova in terza posizione, però nelle ultime partite ha un po' faticato. Il Napoli secondo me riuscirà a vincere, secondo me anche molto facilmente, con gol di Fabio Ruiz,
Dries Mertens. Poi fatemi sapere nei commenti se ho azzeccato oppure no, che magari me lo dimentico. Mentre per l'Empoli, gol di Pinamonti. Gol di Pinamonti, però secondo me, nonostante il gol di Pinamonti, il Napoli porterà i 3 punti a casa. Torniamo, arriviamo sempre a un'altra partita delle 6. Abbiamo Sassuolo-Lazio. Sassuolo che ha fatto per ora comunque. Allora, io prima dell'inizio della stagione pensavo a un Sassuolo che potesse giocarsela per l'Europa League. In questo momento non ci sta riuscendo perché si trova al 12° posto, con la Lazio al 7° posto, quindi in Conference League in questo momento, a più 5 dal Sassuolo. Quindi il Sassuolo, per provare a rimettersi in gioco per l'Europa League, deve vincere contro la Lazio. Secondo me finirà in pareggio però. Secondo me dal Sassuolo segna o Scamacca o Frattesi, mentre per quanto riguarda la Lazio segna punti a casa. Arriviamo sempre a un'altra partita delle 6. Abbiamo Sassuolo-Lazio. Sassuolo che ha fatto per ora comunque. Allora, io a inizio, inizio prima dell'inizio della stagione pensavo a un Sassuolo che potesse giocarsela per l'Europa League. In questo momento non ci sta riuscendo perché si trova al 12° posto, con la Lazio al 7° posto, quindi in Conference League in questo momento, a più 5 dal Sassuolo. Quindi il Sassuolo, per provare a rimettersi in gioco per l'Europa League, deve vincere contro la Lazio. Secondo me finirà in pareggio però. Secondo me dal Sassuolo segna o Scamacca o Frattesi, mentre per quanto riguarda la Lazio segna o Zaccagni o Ciruzzo Immobile. Però secondo me il Sassuolo potrebbe veramente fare il colpo e portarsi a casa i 3 punti. Per finire poi per finire appunto domenica abbiamo alle 9 un quarto Inter-Cagliari. Inter che secondo me porterà i 3 punti a casa con un Cagliari che per adesso sta veramente veramente deludendo. Mi ricordo un Cagliari che fino a 2 anni fa lottava addirittura per l'Europa League, aveva fatto un campionato assurdo, cosa che non sta accadendo invece adesso perché appunto si trova al penultimo posto, in questo momento retrocederebbe. L'Inter secondo me porterà 3 punti a casa, anche se non sarà una partita facile. Secondo me nel Cagliari non segna nessuno, mentre nell'Inter segna o Hakan che segna per la quinta partita consecutiva, oppure Edin Dzeko. Per finire poi invece lunedì con Roma Spezia, che secondo me la Roma porterà i 3 punti in casa, anche se per adesso non ha fatto veramente bene, ha fatto anzi molto male. E niente, ragazzi, questi sono i miei pronostici per la 17ª giornata di Serie A. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto con un mi piace e con un commento. Scrivetemi nei commenti se ho azzeccato i marcatori. E niente, ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella!